rispetto a Bagnoli, ci sono delle novità? Cioè lei ci può dare proprio delle date in cui ci sarà la firma e il passaggio in consiglio comunale, visto che aveva detto che i tempi sono brevissimi? Allora, io ho sentito ieri pomeriggio il ministro De Vincenti. Stamattina mi deve dare la conferma della data. È un tema solamente di agenda, perché il ministro ha una serie di impegni in Parlamento, credo, tra Camera e Senato, e quindi, siccome c'è la volontà da parte nostra, ma anche del ministro, di firmare l'intesa a Napoli. Per lui è complicato spostarsi, si sta trovando una data. Prima della firma ci sarà sicuramente un passaggio con il territorio, con la municipalità e con il Consiglio Comunale. Quindi credo di fare 18 mattina, adesso la valuteremo con i capigruppo, con il Presidente del Consiglio Comunale, con tutti. Credo il 18 in Consiglio Comunale in apertura farò un'informativa sull'intesa che si sta per firmare. Ieri sera abbiamo ricevuto la bozza definitiva con tutte le limature del caso e quindi lavoreremo questo fine settimana sulla bozza definitiva e credo che siamo in condizioni la settimana prossima, al massimo gli inizi di quell'altra, ma sicuramente prima della cabina di regia che è stata convocata, se di firmare l'intesa tra il governo nazionale e il governo regionale della città di Napoli. Io sono molto soddisfatto, però esprimerò il mio sentimento ed entrerò nel dettaglio quando l'intesa sarà chiaramente firmata e dopo aver fatto anche un'informativa, come ho detto prima, alla città. No, quindi firma dell'intesa a Napoli e Beh, Napoli, vediamo, ci definitiva. stiamo lavorando, l'idea è Napoli. La firma definitiva in cabina di regia, quindi. No, la firma è l'intesa, la cabina di regia è un atto successivo. Un atto successivo. L'intesa è la firma il governo nazionale, il governo regionale e il sindaco di Napoli. Credo il ministro De Vincenti, il presidente De Luca e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Questa è l'intesa su Bagnoli, un accordo storico.